Sì, sicuramente c'ho delle responsabilità su quel gol, però sono stato coperto dalla barriera avversaria soprattutto. E niente, ho visto partire tardi la palla e quindi non ci sono arrivato. In questo momento servono 3 punti. Serve, sì, serve un po' di entusiasmo da parte di tutti, non solo di noi giocatori, che naturalmente. Trovare un risultato positivo ti può dare. Stiamo cercando di, cioè, siamo responsabili che la situazione non è delle migliori, però piangendoci addosso non è che riusciremo ad uscire da questa situazione. Quindi dobbiamo cercare di affrontare le partite con la massima serenità, consapevoli del momento. E niente, cercare di il quanto prima di riuscire a trovare una vittoria che magari ci può dare più tranquillità, più serenità. Beh, i risultati si devono fare a tutti i costi, ma non perché l'ambiente che ce li chiede, ma perché comunque è la classifica che ce li chiede. Quindi la pressione sì, sicuramente non, soprattutto per i più giovani, magari delle grida, dagli spalti non aiutano, però io personalmente parlo per me, cerco di isolarmi il più possibile sia a livello di social che a livello di. Magari evito di ascoltare critiche perché secondo me non ti aiutano a superare il momento in cui ci troviamo. Sicuramente a Padova andiamo liberi mentalmente perché non abbiamo nulla da perdere. Cioè, magari come è successo pure a Salò, vai in casa di una. Vabbè, in casa in questo contesto vai in casa della capolista, quindi anche per numeri si parte tra virgolette svantaggiati. Poi le partite partono sempre 0-0 e vanno affrontate tutte.